soltanto un gol, un grido salirà perdendosi lassù. Oggi va tutto bene e domani poi si... Rieccoci qui, puntuali come sempre, lunedì alle 21 con Parliamo di Calcio, per andare a vedere insieme che cosa è successo sui campi di Serie D di eccellenza. Abbiamo detto tanta eccellenza questa sera e quindi anche il nostro ospite riguarda questa categoria. Qui con noi infatti c'è Alessio Raccagni, il portierone, mi viene da dire, anche se poi, vista la sua età, non è così, portiere del Sant'Angelo. Ciao Alessio. Ciao. Accanto lo abbiamo promosso per l'ennesima volta Bobo Santi qui in studio con noi. È tornato Daniele. Ciao, ciao Daniele, bentornato. Grazie. Stefano. Ciao, e naturalmente Giulio in collegamento. Aspettiamo i tuoi interventi e tutti gli aggiornamenti. Potresti passare come portierone anche Bobo comunque. Sì, come stazza effettivamente. Ti dico quale portiere però. Portiere d'albergo più che altro. Allora, partiamo naturalmente dalla Serie D e dal girone B. È il girone in cui esordiva sulla panchina del Segno Marco Sgrò. Andiamo a vedere anche i risultati. Ha raccolto un punto Sgrò sul campo del Pontisola e poi parleremo anche del giallo in settimana sulle dichiarazioni in conferenza stampa di presentazione di Marco a Seregno su un possibile contatto con propri dirigenti della Pontisola, prima invece di accettare la proposta di Rocco. È tornato a vincere il Castiglione Steril Garda, l'ha fatto in casa con la propria Cenza per 3-0, ha raccolto un punto ad Arfola al Zanocene e nell'anticipo di sabato a Fiorenzuola il Voghera è ripartito 4-2, quinto risultato utile consecutivo, terza vittoria consecutiva. Gli uomini della squadra pavese si candidano come antagonista della capolista, visto che la Caronnese sta un po' stentando, ma naturalmente il girone B di Serie D è competenza di Stefano Brusoni. Io lascio a lui il commento di giornata. Papà, mamma, chiamate i bambini perché stasera si fa in serie. Oggi non si ride. In televisione sono passate in settimana immagini terribili. Prima Gheddafi, poi si parla addirittura di 1000 morti in Turchia per il terremoto. E infine, ieri ci ha lasciato Marco Simoncelli. Dopo tutto questo, cosa racconto? Niente. Io faccio complimenti solamente a mister Crotti, al suo Castiglione. 3-0 per Piacenza, 2 gol di Pace e 1 di Mazzari. 8 vittorie in 9 gare. Tac. Più 5 sulla seconda Caronnese. Fermata nel big match con l'Udinese 1-1. 2 rigori, Piacentini e Cristofoli. Nient'altro, io faccio complimenti solo all'amico Sgrò. Arriva il capezzale del Seregno malato e porta aria nuova subito. 1-1 con il Pontisola dell'ex mister Brianzolo Cesana, gol di Zingare e Salandra e contorno di voci che lo volevano proprio a Ponte San Pietro. Facciamo i complimenti anche all'incazzosa Colognese. 1-0 gol di Biava nel derby con l'Aurora, oggi 8 punti. E Porrini che vede la salvezza mettendo tutto sulla grinta e sui nervi, fregandosene, a parere mio anche fa bene, del bel gioco. Tanto di cappello anche al Voghera, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. L'unica attenzione che tiene il passo dello Steril Garda. Attenzione, mister Crotti, a Voghera è tornato l'attacco. 5 reti per Farina e Martin Colombo recuperato. Appunto finale per la realtà, Mapello, ormai consolidata, 1-1 a Gozzano, terza rete per Romanini, l'Alzano anche lui, tranquillo, 1-1 a Boario con Fallonieri e per lo stesso Darfo, attenzione, 5 reti di Crotti Junior, insomma questo è il loro anno, il Crotti Family. Oggi mi fermo qua, ricordo solo la mitica frase di Nico Cereghini perché sia di monito per tutti i giovani. Casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza, sempre. Ciao Marco. Io rispetto il profilo basso del tuo commento in virtù di quello che è successo in settimana. Commentare è comunque il nostro mestiere, noi lo facciamo questa sera riguardo alla Serie D, appunto all'eccellenza. Hai detto tu i risultati, hai detto è l'anno della famiglia Crotti, il Castiglione Steril Garda è ripartito, vedi? E c'è da dire che le coincidenze, i casi portano sempre bene. Pace, ieri autore di una doppietta, non doveva giocare. Sul sito del Castiglione c'era appunto scritto che c'era stato un attacco influenzale, è andato in
in extremis in panchina, poi è entrato in campo e ha segnato il secondo e il terzo gol. Noi abbiamo naturalmente le immagini di quello che è successo fra Castiglione e Stella del Garda e Piacenza, grazie all'ufficio stampa del Castiglione. Io chiedo a Daniele di commentare per noi gli highlights della partita. Sì, andiamo subito con le immagini che partono con un'azione offensiva da parte della squadra di casa che attacca verso destra i nostri teleschermi nel primo tempo, corner di Morgi, Romette, poi Luppi sul secondo palo. Manca il gol. Poi dopo c'è un lunghissimo rinvio di Borghetti, ancora Girometta che tocca e mette in azione Luppi. Luppi supera bene un difensore avversario, arriva nei pressi del portiere Daffe, non tira e poi la difesa riesce ad allontanare. Pro Piacenza in maglia rossa. Calcio d'angolo ancora di Mor per il Castiglione, colpo di testa di Luppi e Daffe si salva bene. Poi c'è un fallo dell'attaccante, ma il Pro Piacenza si vede ed è subito pericoloso, un bel colpo di testa di Arena parato da Iali e poi un calcio di punizione di Musi che Iali controlla sempre sul primo palo. Poche emozioni nel primo tempo, tante nella ripresa. Al decimo minuto c'è un lunghissimo rinvio di Iali, uno schema che vedevamo al Genova ai tempi di Scuravi, Aguilera, Girometta, tocca esterno per Mazzali, gran tiro di sinistro, una rasoiata, la palla entra alla sinistra di Daffe, veramente un bel gol col portiere incolpevole. Grande pressione del Castiglione nel secondo tempo e in una di queste azioni Esposito erra sul retropassaggio, si impossessa del pallone Pace che castiga anche le incertezze di Daffe, lo supera e segna il gol del 2-0. Ma la partita non è finita perché il Pro Piacenza attacca ancora alla ricerca del gol che di mezze le distanze quasi lo trova. C'è un'azione che si sviluppa sulla sinistra, c'è un fallo, un intervento falloso su Musi, il direttore di gara è molto vicino, segna il rigore. Tira Modaferri alla destra del portiere, vediamo che si distende molto bene e manda il pallone al calcio d'angolo. E poi è la grande giornata di Iali che con un altro lunghissimo rinvio manda il pallone sulla tre quarti. Pace fa perno sul difensore avversario, destro-sinistro, gran gol e 3-0. Partita quindi che si decide nel secondo tempo grazie ai nuovi entrati, prima Mazzali e poi Pace. Pro Piacenza che, a dispetto anche delle tante voci che lo volevano in crisi, ha tenuto comunque il campo, ha pagato un grave errore difensivo e l'imprecisione del suo giocatore dal dischetto, o forse, avendo qui un portiere, magari lui ci può spiegare, la grande parata di Iali sul tiro dagli 11 metri. Tra l'altro anche Iali scuola Accademia Inter, come sì. Te. Classe 1992, è rientrato ieri, bravo lui a intuire e a parare il rigore. Bravo. Cioè, in quei rigore, casi cosa in si dice? In quei casi vai da una parte e spingi dall'altra. Fortuna, diciamo. Non vi studiate in settimana magari dove tirano i rigori, non siete a questo livello? No. Si va distinto. Sì, distinto. Io vado distinto poi. Sei un pararigori nella tua storia del settore giovanile? Non tanto. Molto spesso ho perso ai rigori. Però... Ecco, diciamo rapidamente del Castiglione, che ieri appunto in formazione che ha cambiato nel corso della partita, quindi dimostra come la panchina assegna tante risorse all'allenatore, poi come si è riuscita a risalire dopo la sconfitta, non ci sono state polemiche nell'ambiente, questo è un altro bersegno per mister Crotti. Iniziano a girare le prime voci di rinforzi a dicembre, si parla di un centrocampista. Le polemiche invece ci sono state in settimana a riguardo, appunto, dicevamo, delle dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa da Marco Sgro quando è stato presentato a Seregno. Alla domanda ha avuto dei contatti con un'altra società di Serie D, la risposta di Marco, anche se vorremmo la sua conferma, nel senso che noi abbiamo letto questa cosa, è stata sì, ho avuto un contatto col Pontisola, ma poi quando ho ricevuto la telefonata di Rocco non ho potuto dire di no alla presidente del Seregno. Bobo, è vero o non è vero? Guarda, panchina di Cesana è in bilico, lo è stato, lo sarà? Allora partiamo da questo presupposto: il Pontisola non è più la squadra dell'anno scorso. Secondo me, come ho sempre ripetuto, gli mancano due uomini cardini dell'anno scorso e lui ne sta risentendo. Sono Capelli e Musi, che sono proprio giocatori sia di qualità, che Musi come attaccante, e quest'anno lo sta dimostrando ancora a Lavagna, dove ha segnato 8 gol. Il problema è che a Pontio secondo me non ci sono risorse economiche per eventuali rinforzi a dicembre. Ieri è girata ancora la voce e oggi ne ho avuto... Non è girata solo la voce, c'era anche qualcuno sugli spalti. Certo, infatti stavo arrivando a questo. Oggi parlando con un grosso dirigente di Lodi sembra che Verdelli, nell'eventualità remota che Cesano dovesse fare risultato domenica prossima, potrebbe prendere in visione la persona di Verdelli stesso, come è già successo due anni fa. Sì, ricordiamo agli amici a casa, sarebbe un ritorno di Verdelli. Sì, sarebbe un ritorno anche perché vediamo, l'unica differenza che c'è è che due anni fa c'era Mandelli e quest'anno non ci infatti sono. Infatti stavo dicendo io, ci fosse ancora Mandelli probabilmente no, Verdelli penso non di no, tornerebbe. Perché Verdelli è stato uno dei pochi a due anni fa c'è Mandelli, sì, che con quella squadra lì l'unico posto della salvezza. Anche se io chiedo e vi chiedo che avete visto il Pontisola, comunque la squadra è stata ringiovanita, quindi non mi pare che Cesana abbia grosse colpe.
No, no, assolutamente. Poi il problema grosso, sai meglio di me, Stefano, che in Daniele, scusami, che in queste categorie purtroppo le squadre difficilmente le fanno i giocatori, ma le fanno le società. Il Pontiso già l'anno scorso aveva dei problemi, tra virgolette, economici. Ha fatto un buon campionato, era arrivato, ha fatto i play-off, Coppa Italia, in semifinale perso col Perugia, e ha fatto la decisione di cambiare e puntare sui giovani. Ha perso all'ultimo momento Lillo, che è andato a Casale a fare il professionista, e questa è stata un'altra perdita. Io ricordo, non l'ho fatto, lo vedete già in sovraimpressione il numero del nostro cellulare per gli sms, 348-288-588. Ho visto Giulio Ghidotti a mani giunte, non so se stava pregando, se stava meditando l'intervento. No, se posso intervenire, è vero anche che in un calcio dove ci sono comunque squadre meno competitive, perché chiaramente i soldi sono meno, secondo me, oltre a fare la differenza, diceva Bobo, la società deve essere anche l'allenatore. Mi viene in mente lo scorso anno la Colognese, Magoni ha tirato fuori il massimo da un gruppo non scarso, ma comunque non da sicuramente da primi posti, come poi invece ha detto la classifica. Secondo me in questi gironi molto livellati chi fa veramente la differenza sono gli allenatori, secondo me. Diciamo che mi hai fatto un complimento a Porrini, anche se la sua rosa è completamente cambiata quest'anno, ma poi parleremo anche di Colognese. Diamo un'occhiata alla classifica, visto che non l'abbiamo guardata, per vedere appunto quanti punti di vantaggio inizia ad avere il Castellinestre del Garda, e se non sbaglio sono 5, non è sicuramente un vantaggio di cui preoccuparsi a questo punto del campionato, però sicuramente è un vantaggio abbastanza largo per gli uomini di Crotti, che sono inseguiti a stretto giro di posta la Caronese appunto a 19, Rudianese e Voghera, con la differenza che il Voghera è in assoluta crescita, mentre la Caronese e la Rudianese si sono stoppate proprio ieri sul pareggio, alzano Cene, Mappello Bonate che fra l'altro ha sfiorato il colpaccio a Gozzano, Sorti si è fatto parare un rigore e la Mappello ha dovuto accontentarsi di un punto, Olgiate Tese Castellana, Pizzighettone d'Arfo, Gozzano, Seregno, Fidenza, proprio Piacenza, Pontisola, Aurora Seriate, Colognese, Gallaratese, Carpenedolo e Fiorenzuola. Molto corta comunque. Sì, sono d'accordo però con te che nella parte alta, Stefano, la classifica si sta molto spezzando, perché comunque 6 punti per Rudianese e Voghera non sono pochi, ma 9 punti di Alzano e Mappello Bonate, un bel distacco dal Castiglione. Un dato curioso che oggi ho studiato il girone. E i numeri, vabbè, il calendario aiuta mister Crotti, e arrivo a dire, se le prossime due partite lo Steligarda facesse 2 vittorie, attenzione che prende largo, perché la Caronese e la Rudianese hanno un calendario difficilissimo, mentre lo Steligarda Castiglione, chiaro, nessuna partita vinta prima di averla giocata, però domenica va a Gallarate con l'ultima o penultima in classifica, e poi ha il rognoso Alzano. Io dico, se le due future fa 6 punti, va a 30. E certo, come dicevo, il Voghera è l'unico che sta tenendo il suo passo. Noi attenzione. Continuiamo. Già si è dimenticato di darmi la pubblicità, io invece me lo ricordo. Sono 13 minuti di prima parte, lasciamo qualche minuto di spazio ai consigli per gli acquisti. Ci ritroviamo fra poco per continuare a parlare di Serie D. Un gol, forza soltanto un gol. Stavamo parlando di panchine traballanti, quella di Cesana per ora non lo è nemmeno quella della Fiorenzuola, infatti ci confermerà poi Giulio, è stato confermato il mister. Il cambio di panchina non sempre porta bene, ad Arfo sono arrivati la vittoria sì larga in Coppa Italia, ma 2 pareggi in campionato, e quello di ieri è stato per certi versi anche abbastanza fortunoso, perché l'Alzano ha sprecato il gol del 2-0 e poi è stato rimontato, vinceva 1-0 con gol di Confalonieri dal gol proprio di Crotti. A Cologno non si cambia nulla, è venuta questa vittoria con il gol di Biava sull'Aurora Seriate, pur giocando in 25 minuti in 10, l'Aurora poi ha sbagliato molto e dopo aver sbagliato è scomparsa. Ma stavamo parlando di Pontisola Seregno, dell'esordio di Marcos Gros sulla panchina del Pontisola, sulla panchina del Seregno, scusate, lapsus che non a caso. Andiamo a vedere gentilmente, dateci dall'ufficio stampa del Seregno le immagini della gara fra Pontisola e Seregno terminata 1-1. La Pontisola ha rimaneggiato senza Binda, Turani, Stucchi e Risi. Con le immagini passiamo all'ottavo minuto di gioco, la conclusione di Di Lauri che fa il solletico al Seregnese Paleari, poco più tardi stesso copione, questa volta un calcio di punizione dalla distanza di Michele Magrina, ancora nessun problema per il numero 1 del Pontisola. Il 26esimo, alla prima azione pericolosa passano i padroni di casa, Ruggeri pallone al centro per Salandra,
spinto alle proprie spalle da capitano Daniele Grassi, è un penalty davvero ineccepibile, su cui il direttore di gara Camardi di Genova non può assolutamente sorvolare. Cartellino giallo per il capitano degli azzurri, e dal dischetto va lo specialista Salandra Impagnatiello, che intuisce ma non può fare nulla per bloccare il pallone. 1-0, un po' a sorpresa visti i primi 20 minuti di gioco per i Reds di Fabrizio Cesana. La reazione del Seregno però è veemente, non si fa attendere molto, per l'esattezza 360 secondi. Michele Magrin con un bellissimo lancio pesca Zingari, che vede Paleari fuori dai pali e lo batte con un pallonetto davvero di rara bellezza. Prima rete in campionato per il talento classe 1992, che raddrizza subito i conti per i propri compagni. Un Seregno che vede premiato un bel forcing, una bella prima mezz'ora di gioco, un pareggio importante, anche se poi nel secondo tempo gli azzurri cercheranno di vincerla questa partita, così come ci proveranno poco più tardi. Vangi per Jacopo Zenga, il suo sinistro viene anche deviato da Perico, nessun problema ancora per Paleari in presa bassa. Spingono gli uomini di Sgro però nel primo tempo, Zingari con l'esterno a cercare un positivo Gritti, il suo pallone a centro area, la sponda di Jacopo Zenga è buona per Graziano, la sua conclusione però ancora una volta viene contratta dalla difesa del Pontisola e si salva nuovamente Paleari nel finale del primo tempo. Bella azione di Zingari in area di rigore, il suo pallone dentro, anticipo su Vanoncini da parte di Graziano, però ancora la sfera lontana dalla porta del Pontisola. Dunque un primo tempo molto frizzante e molto piacevole, che si chiude sul punteggio di 1-1. Altrettanto lo sarà la ripresa, che si apre subito dopo 30 secondi, il lancio di Viganò, stop di Zenga, azione personale, tutta di forza, tutta di fisico. Zenga che entra in area di rigore col sinistro, però non riesce a dare un grosso impatto alla sfera e azione che sfuma. Due minuti dopo, cross di Moreno, questa volta Zenga prende benissimo il tempo su Vanoncini, però il suo colpo di testa non è molto potente, ci riproverà ancora al 22esimo sulla punizione di Zingari, ancora Zenga che anticipa l'uscita di Paleari, questa volta l'attaccante classe 1986 non gode di particolare fortuna. Pontisola che subisce ma si riorganizza al 31esimo sul cross del giovane Teofilo, il colpo di testa del neo entrato in campo Carissoni con la bella parata di Impagnatiello a terra, e poi nel finale ancora e solo Seregno, Turchi, la grande sventola che costringe Paleari alla respinta con i pugni, e nel finale per l'esattezza al 44esimo minuto calcio d'angolo di Zingari, il colpo di testa sul secondo palo di Viganò, ancora una volta è reattivo e pronto Paleari, poi allontanerà la difesa di casa. Il punteggio non cambierà più, il Seregno del nuovo corso Sgro inizia con un pareggio che probabilmente può anche andare stretto. Il Seregno muove seppur di poco la classifica e sale a quota 10, così come il Pontisola che balza a quota 9. Nel prossimo turno, domenica 30 ottobre alle ore 14.30, gli azzurri torneranno a riabbracciare il pubblico amico del Ferruccio contro il Ginatese degli ex Ronchetti, Bonaccina e Sage. Risultato comunque positivo perché raggiunto in trasferta all'esordio. Forza Azzurri, risaliremo la classifica anche ieri a Ponte, ultra presenti, ultra Seregno 1913. Anche qui si è visto un rigore, poi ne vedremo un altro abbastanza rocambolesco, quello che ha portato Pellegrini in gol per l'ennesima volta con un po' di fortuna, visto che il portiere del Sondrio aveva intuito la traiettoria e non solo. Allora, questo per quel che riguarda il girone B. Passiamo al girone A. Io non so chi di voi sia particolarmente informato sul caso Acquanera. No, lui che regolamenti li conosce lui bene. Regolamenti infatti li conosce bene, però do tempo anche a lui eventualmente di dare un'occhiata più approfondita per aggiornarci su quello che potrebbe succedere in questo girone nel caso in cui si decidesse appunto per la radiazione di questa squadra. Andiamo a vedere però i risultati del girone A di Serie D, risultati che vedono il Naviglio andare sempre meglio, ha raggiunto la vittoria 2-1 con la Villa Vernia con un grande Guerrisi autore di un assist e di un gol. E il Cantù invece ha perso in casa con la Novese 3-1, ha perso anche il Verbano dopo una lunga serie di risultati utili consecutivi sul campo dell'Albese, e invece ha strappato un buon pareggio alla Vagna e alla Folgore Caratese 1-1 per la squadra
Brianzola. Andiamo a vedere la classifica, così ci facciamo idea. Chieri e Dertone hanno vinto e continuano imperterrite in cima alla classifica. Chieri con 24 punti e Dertona con 22 punti. Il Valle d'Aosta segue 19 e il Naviglia è la quarta forza di questo campionato. Chi l'avrebbe mai detto di vedere la squadra lombarda così in alto con i suoi 17 punti? Chiavari Acqui a 16, Verbano, Novese e Borgosesi a 14, Santia 13, Lavagnese 12, Bogliasco 11, La Folgore ha agganciato il Villa Vernia a 10, Pro Imperia 9, Albese 8, Asti 6, Acquanera 5, Lascaris 3 e chiude purtroppo il Cantù con 2 punti. Se mi fate un cenno alla regia, se è possibile vedere, perché abbiamo sempre problemi tecnici con le immagini del Naviglio, i due gol del Naviglio, assolutamente no, quindi vedremo di risolvere questa cosa prossimamente. Giulio, ci fai un riepilogo molto veloce di quello che potrebbe succedere nel caso Acquanera? Niente, adesso l'ipotesi più accreditata è addirittura quella di una retrocessione all'ultimo posto della squadra, in quanto il problema, sapete, è legato all'iscrizione. Sembra che la fiduzione presentata sia falsa, addirittura l'Acquanera non si è presentata all'incontro con la Procura federale, quindi aggravando la propria posizione. E a livello di campionato, un po' come era successo con il Villa d'Adda, che però era fallito per altre questioni, le squadre vengono tolti i punti chiaramente alle squadre maturate fino adesso. Quindi le squadre che hanno vinto un pareggiato si devono togliere i punti e forse sono vantaggiate di fatto quelle che hanno perso. E poi chiaramente riposeranno quelle invece delle gare che dovranno venire. La sentenza penso che arriverà nel giro di massimo 3 settimane. Sì, tu hai citato appunto il caso Villa d'Adda. In quel caso però il Villa d'Adda aveva deciso poi di ritirarsi dal campionato, cosa che invece l'Acquanera non farebbe. Se toccasse a loro decidere, andrebbero avanti a giocarsi il loro campionato. Sì, però adesso poi rivolgiamo magari le NOIF e le codici di giustizia sportiva, ma credo che il meccanismo dovrebbe essere più o meno simile. Vedremo anche qui nella prossima puntata di questa telenovela che cosa succederà e come andrà a finire. Io vi chiedo di stravolgere, avviso la regia così al tempo di farlo momentaneamente, la scaletta, così diamo un'occhiata al girone A di eccellenza e poi diamo spazio al girone B e al girone C, perché abbiamo moltissime partite e moltissime cose da vedere in questi gironi. Girone A di eccellenza è il girone del Prosesto, come diciamo spesso, Prosesto che però è stato stoppata in casa dal Vigevano sul risultato di 0-0. Non si è invece fermata la sua sorprendente antagonista, vale a dire la Virtus Suardese, che ha avuto la meglio addirittura per 3-0 sulla Solbiatese, 3 gol nella ripresa per stendere la squadra di Galeazzi, e poi via via tutti gli altri risultati. La Sommese che è andata a vincere sul campo dell'Atletico CVS, la Bustese che ha vinto con l'Ardor Lazzate con lo stesso risultato 1-0, la Vergiatese che ha rifilato 4 gol al Corbetta, e poi la Roncalli che ha vinto a Garlasco 3-2, il Magenta che ha perso a Gavirate 1-0, l'Inveruno che ha avuto la meglio sul Marmata Iniziolina 2-1, Sestese e Carate 0-0, e poi i due risultati che abbiamo già citato all'inizio. Classifica che comunque vede in testa la Prosesto con i suoi 20 punti, seguita dalla Suardese 17, Sestese 16, Inveruno 15, Vergiatese 13, Sommese, Roncalli 12, Magenta 11, Vigevano, Gavirate, Atletico CVS 10, Marnate e Ardor Lazzate 9, Solbiatese 8, Bustese 7, Garlasco 6, Cairate 5, Corbetta 4. Sì, qui giustamente è sottolineato questo clamoroso campionato del Provigevano Suardese, che nemmeno gli stessi dirigenti immaginavano la squadra sarebbe stata in grado di compiere. Il Vigevano appunto ha fermato sullo 0-0 la nuova Prosesto. Io rapidamente sottolineo le partite di altre due squadre: la Vergiatese che sta andando a strappi, alcune domeniche vince, altre domeniche subisce sconfitte clamorose, ha vinto 4-1 Magente, poi la tripletta di Collu che ha portato Roncalli a vincere sul campo del Garlasco. Quarta sconfitta di fila invece per il Garlasco, che appunto tu hai citato adesso, e chissà se qui la panchina trema oppure no. In questo girone, per citare i numeri a cui è tanto affezionato Stefano, ci sono stati 12 cartellini rossi, che sono tantissimi se pensiamo che ce ne sono stati, se non sbaglio, 5 nel girone B e 6 nel girone C, quindi esattamente il doppio. Rossi pesantissimi, soprattutto in chiave turno infrasettimanale. Forse il caldo freddo, anche ieri da noi c'era, ci saranno qualche animo giusto, qualche nervi poi a fior di pelle. Episodio che ha fatto abbastanza arrabbiare il mister Ferrari. Praticamente metà di queste espulsioni nei 3 minuti finali, diciamo dal 42esimo al 45esimo e alcune anche dopo il 45esimo. Pur non in presenza di episodi, magari gol annullati o rigori. Quindi o è stata una direttiva, adesso io non lo so, che è stata data agli amici arbitri di questo girone, oppure di espellere la gente al 90esimo. Di espellere la gente, perché è impossibile che scada. Oppure i giocatori sono stati presi, cioè diciamo,
che tra l'altro ci sono le diverse squadre che sconteranno poi, come per esempio l'Inveruno mercoledì, queste follie, perché l'Inveruno avrà Scarcella ma soprattutto Calandrino fuori, perché sono questi due rossi, ecco, per esempio, dicevo, della squadra anche, io davo anche un'altra chiave di lettura: avvicinandosi il periodo della finestra di mercato può darsi che i giocatori si sentano sotto pressione e che reagiscono col nervosismo. Questa può essere un'altra idea. Siete una squadra che prende molti cartellini rossi, Alessio? No. Siete una squadra tranquilla? Tranquilla. Sia dal punto di vista del gioco che degli animi? Martignoni ne ha preso uno settimana scorsa, ma... Beh, presso inizio di campionato. Sì. Poi vedremo invece il rosso che ha fatto arrabbiare il mister Ferraris a Caglioni, che è sicuramente un giocatore molto importante per questa squadra, per lo scanzarosciato che tanto bene sta facendo nel girone B. E di girone B di eccellenza iniziamo a parlare fra poco, subito dopo la pubblicità. Sono arrivati alcuni messaggi, non possiamo passare al giorno di via eccellenza, ma solo per qualche minuto. È vero che il Seregno ha un passo alla vendita? Lo chiede Antonio da Seregno. Ti guardo Bobo perché tu sei l'esperto. Guarda, ti do una cosa, che ti do anche una notizia anteprima: all'89% il nuovo direttore sportivo dovrebbe essere l'ex direttore della Colognese e del Seriate, Bortolotti. E sembrerebbe che, insomma... A cui piacciono i presidenti sanguigni, bisogna dire, perché questo sì, dopo il presidente della Seriate, Guerini dell'Udinese, è arrivato a Rocco. Gli piacciono le sfide. Sì, gli piacciono le sfide, e sembra che Rocco abbia fatto questa affermazione: siamo in vendita, o un aiuto finanziario, però sembra che molto probabilmente vengano degli sponsor nuovo dalla Bergamasca, oltretutto non dell'ambiente del calcio, per rilevare questa società. Però... Bergamaschi che vanno un po' ovunque, il mister dell'Uso Calcio è andato a Rudiano, e qui Rosetta di Torre Pallavicina chiede a Bruson, perché naturalmente la domanda è sempre Bruson: dove può arrivare per te la mia rudianese? Ciao a tutti. Guarda, io te li dico adesso, possiamo anche registrarlo: se sta giocando come gioca adesso, nei playoff ci arriva. Si faranno i playoff. Sì, sembra che avevano ragione, sì. Ti ricordi? È la solita telenovela che si arriva fino a marzo, poi non però si sa. Oggi ha dichiarato la federazione che sono ufficiali in promozione in eccellenza, quelli confermati. Ma io sono convintissimo che in Serie D li metteranno. Perfetto, allora, visto che sono ufficiali in promozione in eccellenza e la classifica dell'eccellenza è sicuramente quella che da questo punto di vista interessa di più, perché i playoff contano qualche cosa, passiamo al girone B di eccellenza. È il girone dove il Caravaggio per un soffio, per un punto è riuscito a soffiare il posto in alta classifica al Villa d'Almè, e queste due squadre continuano a inseguirsi in testa alla classifica. Il Caravaggio è riuscito a spuntarla sul San Paolo d'Argon per 2-1, il Villa ha avuto vita facile in casa con il Sondrio, con 4-1 si è conclusa la partita con i soliti gol, tra cui quelli di Pellegris, di Consolazio e di Arrigoni. Il Visnova ha vinto a Verdello, infliggendo l'ennesima sconfitta alla squadra di Luzzana. La prima vittoria del Valle Caleppio è arrivata sull'Arcellasco. La Stezzanese è ripartita e ha raccolto un punto, 0-0 con la Ghisalvese. Mariano, che ha pareggiato in casa con la Vimercatese, 1-1. La Grumellese è riuscita a vincere, l'ha fatto col falneo di coda, il Sovre 1-0, e poi Cisano Scanzo 0-0, che a dispetto del risultato però ha alcuni episodi da moviare, da andare a rivedere. Caravaggio San Paolo 2-1, e la Trevigliese, che continua il buon momento, va a vincere sul campo della Base. Quindi classifica, come dicevamo, in testa il Caravaggio con un punto di vantaggio sul Villa d'Almè, seguono lo Scanzo e il Cisano, che ieri non si sono fatte troppo male, Mariano Stezzanese, Sondri Visnova, Arcellasco, Trevigliese, Ghisalvese, Base, Grumellese, San Paolo, Valle Caleppio, Vimercatese, Verdello, e chiude il Sovere con un punto. Un dato curioso: ad Almè i nostri amici, siamo visti molto bene lì, dico una cosa, attenzione voi del Villa d'Almè, perché a Caravaggio non si è ancora sbloccato Tagliente, quindi Caravaggio lì davanti oggi al Villa, e se tu noti le classifiche marcatori non c'è uno del Caravaggio sopra le tre reti, che è Lesciai, tutti 2-1. Signori, c'è il signor Tagliente che potrebbe essere l'arma di cioè, tu dici che Caravaggio in testa nonostante non abbia nessuno. Bravo. Lì, e Villa d'Almè che è secondo nonostante, ecco, ce ne abbia due. Tra l'altro ieri Caravaggio ha rimontato con fuori Tagliente che si è fatto male, quindi comunque le alternative ci sono davanti. Comunque, quindi Caravaggio non è lì per caso, attenzione. Se riescono a imparare gli schemi del mister, Villa d'Almè ammazza il campionato senza problemi.
Andiamo a vedere come ha ammazzato il Sondrio intanto, senza problemi, visto che ce l'ha fatta con il... con la partita appunto giocata in casa con il Sondrio e vinta per 4-1. Io però no, non vado con questa partita perché abbiamo lasciato fuori il biglietto del commento. Facciamo una bella cosa, lanciamo prima l'intervista di Mario Stolfi, il mister del Villa d'Almeri, che commenta così come è andata la partita e poi vi faccio vedere le immagini. Allora è stata una partita difficile, giocata contro una signora squadra che è il Sondrio. Siamo andati sotto dopo mezz'ora, siamo stati bravissimi a ribaltarla, in 10 minuti gli abbiamo fatto 2 gol. Poi quando la mia squadra è in vantaggio diventa tutto più facile, un po' col possesso palla, un po' per le caratteristiche dei palleggiatori, dei vari Arrigoni, dei vari Gusmini, dei vari Bulla. E possiamo andare nell'altra metà campo con facilità, poi la profondità che ci dà Pellegris, Consolazio e chi gioca non è poca cosa. Purtroppo per noi giovedì, per la partita clou della giornata, ci mancherà contro il Caravaggio, ci mancherà Bulla, che si è fatto ammonire un po' scioccamente oggi. Dicevamo 3-1 per una protesta inutile, si è fatto ammonire e ci mancherà, niente, noi abbiamo vinto, era quello che contava, e poi giovedì ci penseremo, insomma. Mister Astolfi, che non è mai contento, è arrabbiato con Bulla per il cartellino giallo rimediato che gli lo obbligherà a saltare l'importantissima partita di Caravaggio, che lui stesso ha detto non verrà giocata per quel che riguarda le Villa di mercoledì, bensì di giovedì. Il turno infrasettimanale invece per tutti è il mercoledì. Ma andiamo a vedere quello che è successo a Villa d'Almè, fra Villa d'Almè e Sondrio. Sondrio che era riuscito a mettere i brividi alla squadra di Astolfi, perché effettivamente era passato in vantaggio, il vantaggio degli ospiti con Fontana arriva al 17. Qui vediamo naturalmente gli scambi di riti, i fiori, qui c'è il minuto di silenzio in ricordo di Marco Simoncelli, doveroso su tutti i campi. E dicevamo, il Sondrio che aveva messo in qualche modo i brividi alla squadra di Astolfi, perché nel primo affondo interessante degli uomini in casacca blu passano in vantaggio. Eccolo qui il gol con Fontana, che è freddo nel battere Gherardi in uscita. Quindi Sondrio che passa in vantaggio, ma Villa d'Almè che non si fa prendere dal panico. Qui vediamo il passaggio, posizione regolare per il centravanti della squadra di Sondrio. Villa d'Almè, che dicevamo, non si fa prendere dal panico e raggiunge l'1-1 su rigore. Poi vedremo, qui adesso vi proponiamo il rallenti del presunto fallo da rigore. Io dico presunto perché secondo me non c'è, però poi andremo a vederlo nel dettaglio. Pellegris dal dischetto, io dico Alessio quanto sfortunato è stato il numero uno del Sondrio Selvetti, che aveva intuito al falco Pellegris la traiettoria, gli si è fermata sotto la pancia, non ne aveva abbastanza, avesse avuto la pancia di Bobo secondo me rimaneva lì e invece ha rimbalzato ed è andata in gol. Villa che insiste al 30° gran botta da fuori di Arrigoni, che si infila all'incrocio dei pali, quindi il portiere del Sondrio proprio nulla può, e è 2-1 del Villa d'Almè, che già alla mezz'ora del primo tempo ha ristabilito l'ordine delle cose. A inizio, ecco, vediamo qui la bellissima conclusione di Arrigoni esattamente sotto la traversa. Ad inizio ripresa i locali decidono di chiudere i conti con la bella azione che porta la rete di Fuselli, servito da Gusmini, a tu per tu col portiere, non si fa prendere dal panico e mette in gol il giovanissimo della Villa d'Almè, il gol del 3-1. Eccolo qui, 95, classe 95, a fila di palo la sua conclusione. Consolazio decide che è anche arrivato il suo momento, era stato tenuto in panchina, si è riposato e dopo ha deciso di mettere in rete il gol. Qui vediamo un'altra bella azione, scusate, con Selvetti che conclude a fil di palo. Vediamo qui l'entrata in campo di Consolazio, c'è questo lancio lungo, Consolazio se ne va, si libera anche del difensore del Sondrio e con questo tocco d'esterno salta il portiere e mette in gol, se non sbaglio, il suo 6° gol in campionato. 4-1 per il Villa d'Almè e quindi pratica conclusa.
Voglio, se posso fare due commenti tecnici su quello che ho visto, vabbè, non ho visto la partita, ho visto solo le immagini. Tutto, ho visto dei gol molto simili da parte del Villadalmè, cioè due gol con lancio lungo sui centrali e i centrali sono al bar. E poi un'altra cosa che mi ha giudizio un po' più tecnico, chiedo ad Alessio, sul rigore, secondo me, al netto che il portiere comunque è stato bravo a intuire la direzione, ma secondo me il portiere si è accartocciato troppo perché voleva bloccarla. Se fosse andato, secondo me, con la mano un po' più aperta, l'avrebbe respinto. È molto sfortunato. È chiaro che è facile da qui dire sì, sì. Questa cosa. Se aveva più pancia, non succedeva sì, niente. Sì, perché secondo me cioè, è stato fermo fino all'ultimo, quindi è stato bravo perché tante volte... Andiamo a vedere prima se c'era questo rigore. Se no, non c'era. Molto sfortunato comunque. No, è stato bravo a intuire, cioè premesso questo, però non so se sei d'accordo. Tecnicamente ha tentato di bloccarla. Se fosse andato la respinta, forse l'avrebbe preso. Non è molto d'accordo, secondo me non è molto d'accordo, non osa dirtelo perché è giovane e ha ancora rispetto per gli anziani. Allora andiamo a vedere il fallo da rigore, che secondo me dalle immagini non sembrerebbe esserci, cioè, a me sembra che il giocatore del Villadalmè scivoli e che il difensore del Sondo semplicemente si limita ad accompagnarlo, non so se non ci sono le immagini, se mi fate qualche segnale, perfetto, ecco qua. No, ma io penso che... Qui è bravo Pellegrini. A meno che lo tenga per la maglia e non si veda. Grande regia, però grandissima non mi pare. Grandissima regia. Forse no, lo tiene leggermente per la maglia e un po' si sbilancia. Io vorrei dire una cosa. Conosco bene sia l'arbitro sia il guardalinea. L'arbitro vedrò in giro uno di questi giorni a Lodi e glielo chiederò. Secondo me qui è mancata... L'assistenza del guardalinea, perché secondo me, allora l'arbitro può essere tratto in inganno dal movimento del braccio del difensore, ma il guardalinea dovrebbe aiutarlo, perché il guardalinea è frontale. D'accordo con te. Secondo me ci può stare l'errore dell'arbitro, lo dico onestamente, è un errore ma ci può stare, un po' di meno perché non c'è la collaborazione. Ma mi piacerebbe vedere un attimo l'immagine, perché secondo me il difensore del Sondrio col piede sinistro ha colpito la parte retrostante del... Secondo me i piedi al massimo può averlo trattenuto per la maglia. Qui vediamo il rigore con il tiro di Pellegris che rimane sotto il fianco. Guardalinea lì sotto. Sì, poi andiamo quindi, sul discorso di Daniele, non c'è stata collaborazione tra l'arbitro e il suo assistente. Poi Pellegris... L'episodio sul quale magari tanti altri allenatori si sarebbero attaccati, Gilberto Del Nero non si attacca a nulla, dice abbiamo incontrato una squadra superiore, l'abbiamo lasciato il passo, sentiamolo al microfono, al nostro microfono, fine gara. Abbiamo incontrato una squadra molto forte, molto fisica, molto compatta, una squadra, lo sapevamo, abbiamo tentato in tutti i modi di metterla in difficoltà, siamo andati in vantaggio. Poi loro l'hanno pareggiata su questo rigore un po' dubbio, però poi la partita è scivolata via soprattutto con la loro forza delle ripartenze. Noi abbiamo tentato il tutto per tutto, soprattutto nel secondo tempo, ma abbiamo preso il 3-1 subito in contropiede, di conseguenza la partita si è fatta in salita e poi l'hanno fatta 4-1 alla fine. Sapevamo che era dura, è stata dura e guardiamo avanti. Allora io chiedo, in regia se intanto mi contattano Mirko Roncasci di Radio TSN, così sentiamo da lui un commento sul Sondrio e non solo, anche su un caso Mariano. E intanto lasciamo qualche minuto di spazio alla pubblicità. Un gol, forza soltanto un gol. Un gol, forza soltanto un gol. Eccoci qui, prima di andare a vedere le interviste raccolte anche con gli altri protagonisti di giornata, a vedere altre immagini, abbiamo in collegamento, se non sbaglio, Mirko Roncasci, giusto? Buonasera. Mi senti Mirko? Buonasera, grazie mille del tuo intervento. Allora, dove ti chiamiamo? Per chiederti principalmente due cose. Una, e la prima, è gli obiettivi del Sondrio, che aspettative ci sono su questo campionato? Perché a noi risulta che fosse partita questa squadra per fare un ottimo campionato. Sì, questo sicuramente, fanno testo le parole del presidente Mostacchi rivolte alla squadra in uno degli ultimi allenamenti della passata stagione. In questo incontro aveva appunto spiegato che l'obiettivo per quest'anno era allestire una squadra che potesse ambire come obiettivo minimo ai playoff, per cui in tal senso si legge la riconferma di Alberto Bertolini, un giocatore che ha fatto 15 anni tra i professionisti sui campi di Serie C1 prevalentemente, e l'acquisto di Michele Spaggiari, giocatore importante per queste categorie che conosceranno tutti anche per
gli anni trascorsi a Cantù, gli ultimi due in Serie D, e quest'anno appunto è tornato in eccellenza, due giocatori che danno tanta qualità al reparto avanzato, per cui le aspettative sono quelle, magari non di lottare forse per il primo posto, visto che Villa Dalmè e Caravaggio sono formazioni molto attrezzate, ma quantomeno di essere protagoniste fino alla fine per arrivare nei playoff. Queste sono le aspettative, legate molto anche agli eventuali infortuni, perché per rimanere sull'attualità, ieri contro il Villa Dalmè è arrivata una sconfitta anche pesante nel punteggio, il Sondrio è privo di quattro titolari importantissimi, i due centrali difensivi Rigamonti e Fiorina, il capitano centrocampista centrale Poncetta e l'attaccante della Cristina. È una squadra che negli 11 può giocarsela alla pari con tutti. Quando ci sono assenze di questo peso, ovviamente ne risente, ma credo che questo sia abbastanza logico e sia un discorso che probabilmente vale anche per molte delle altre protagoniste di questo campionato. Che la difesa fosse un po' traballante l'avevamo sottolineato anche noi rivedendo le immagini della partita, visti appunto i gol presi, soprattutto su questi lanci lunghi, sui due centrali che si sono fatti sorprendere in diverse occasioni. Ti faccio invece intervenire su un altro caso, ma chiedo a Giulio magari di spiegare un attimo di cosa si tratta, che è il caso che sta coinvolgendo il Mariano. Sì, Mariano, ma anche Sondrio, dove i dirigenti, nel caso del Sondrio è il presidente, nel caso del Mariano è il direttore sportivo Bernardi. Nell'ultimo comunicato il comitato lombardo, una sentenza disciplinare condanna, squalifica con entità differenti, comunque lievi, i due dirigenti e altri dell'area comasca e valtellinese per aver fatto partecipare alcune squadre giovanili a un torneo giovanile non approvato dalla FIGC Lega Dilettanti. Volevo fare, so che Mirko è informato su questa questione, volevo appunto fare intervenire e spiegarci un po' cosa è successo. Si parla della Como Champions Cup, manifestazione fatta lo scorso anno primavera in occasione della sosta pasquale, torneo organizzato a Como dalla Dream Team in collaborazione con Axi, che è un ente di promozione sportiva. È un torneo la cui finalità era assolutamente quella di promuovere un discorso di turismo sportivo con l'invito di squadre provenienti da varie parti del mondo, per cui non soltanto una cosa locale italiana, e per dare possibilità anche a dei ragazzi di giocare a calcio in un periodo in cui i campionati FIGC erano fermi per la sosta pasquale. Ricordiamo che parliamo appunto di settore giovanile. Cosa si imputa, scusa, ai due dirigenti e non solo? A questi dirigenti a cosa viene imputato? Viene imputato il fatto che è un torneo non riconosciuto dalla FIGC e quindi come tale le squadre non potevano prendervi parte. Per cui viene praticamente imputata la violazione di uno degli articoli del regolamento che prevede appunto che per la partecipazione ai tornei ci debba essere l'autorizzazione della FIGC. Quelli non autorizzati FIGC non possono prevedere che delle squadre e dei tesserati vi prendano parte. E la posizione degli dirigenti su questa questione qual è? Perché ci risulta che allora, Bernardi non solo siano abbastanza arrabbiati. Sì, sono sicuramente arrabbiati, anche perché, se posso esprimere un parere mio personale, ritengo che il calcio dilettantistico abbia problemi ben più seri che non aprire un'inchiesta e concludere dopo un anno e mezzo per andare a cercare dei colpevoli e sanzionare delle società che hanno semplicemente autorizzato dei ragazzi a partecipare a un torneo. Ci sarebbero altre cose da guardare per un calcio dilettantistico che vediamo ogni anno fa registrare tante società che non riescono a iscriversi ai campionati, altre che abbandonano il campionato in corso, altre che fanno delle fusioni per provare ad andare avanti e fanno fatica comunque, per cui i problemi sono altri. C'è sicuramente l'arrabbiatura dei dirigenti, anche perché, se vogliamo dirla tutta, è stata forse una cosa tra virgolette sottovalutata, nel senso che le società ovviamente c'è la possibilità di partecipare ai tornei, non tutte magari o non sempre si sta lì a controllare se è un torneo FIGC oppure no. Può esserci una leggerezza, ma da una leggerezza arrivare a squalificare dei dirigenti per un mese, due mesi, tre mesi, un arbitro sei mesi, sanzionare le società con 200-300-400 euro di multa, secondo me, ripeto, il calcio dilettantistico ha altri problemi e andrebbero affrontati ripeto, è sotto gli occhi di tutti, società che non riescono ad andare avanti. Posso chiederti anche se la cosa campi uguale. Posso chiederti anche se la cosa non fa differenza a che categoria era rivolta questo torneo? Questo torneo qua era assolutamente rivolto al settore giovanile, per cui si arrivava come formazioni più grandi
alla categoria juniores e c'era poi la partecipazione di un under 18, credo, per quanto riguarda il settore femminile, ma è assolutamente settore giovanile. Se la federazione dovesse star dietro a tutti i tornei che vengono organizzati nel corso di un anno non riconosciuti dalla FIDC, a mio avviso ci sarebbero il 90% di tesserati tra giocatori dirigenti che non dovrebbero prendervi parte, perché sono tanti. Tutti i tornei amatoriali che vengono fatti nel periodo agonistico che va da agosto a giugno, praticamente durante la stagione, sono tutti tornei ai quali prendono parte giocatori anche delle prime squadre ed anche con dei rimborsi a volte forniti dagli sponsor che li ingaggiano, e sono tutti tornei che a quel punto di vista non dovrebbero essere frequentati, per così dire, da tesserati. Apriamo una porta, anzi solleviamo un coperchio da cui potrebbe uscire veramente di tutto. Allora, io ti ringrazio per l'intervento, vedremo e seguiremo eventualmente come andrà a finire questa storia. Grazie, e noi continuiamo con... Grazie a voi, buona trasmissione. Grazie mille. Noi continuiamo a parlare di eccellenza, abbiamo citato il Caravaggio in testa alla classifica, vi proponiamo, grazie ad Antonio Milanese, al suo sito www.sportilombardia.com, l'intervista realizzata da lui a fine partita con il mister del Caravaggio, Emanuele Finazzi. Parliamo con l'allenatore del Caravaggio, Emanuele Finazzi. Allora Emanuele, una partita discreta da parte vostra, in cui nel primo tempo avete non brillato, però 3-4 occasioni ce l'avete avuto, e nel secondo tempo, quando sembrava che si complicava la partita, siete riusciti a risolverla. Direi di sì, hai detto benissimo, il primo tempo non abbia fatto forse benissimo sotto l'aspetto del gioco, ma bene sulle occasioni da gol. È chiaro che quando non le concretizzi diventa un problema. Nel secondo tempo loro sono ripartiti molto bene, ci hanno fatto un gol molto bello, e dopodiché, come dicevi giustamente tu, si è complicata. Però la voglia della squadra di ribaltare la partita, di trovare subito il pareggio, è stato importantissimo. Poi nell'episodio del 2-1, un pizzico di fortuna sicuramente c'è stata. Direi che tutto sommato la vittoria ci può stare. Se fosse stato anche in pareggio non sarebbe stato sicuramente uno scandalo. Nel primo tempo una tiratina d'orecchie a Cataldo, o capitano a sbagliare gol importanti? No, è un 94, ha fatto benissimo finora, è un giocatore che quando l'abbiamo messo durante la partita ha sempre fatto bene, ci sta, ripeto, il 94, qualche errore di troppo ci può anche stare, è un ragazzo che noi puntiamo molto, sicuramente avrà modo di rifarsi. E invece cosa ti è piaciuto di più della tua squadra? Ma direi che non si è mai persa d'animo, forse questa è la nota più positiva, non ha mai perso la testa, anche se sull'1-0 sai era facile perderla, non l'abbiamo mai persa, credo che sia questa la qualità migliore di questa squadra. E adesso cosa succede in classifica e anche in Coppa? Avere le due competizioni complica il tuo lavoro o no? È evidente che le due competizioni portano via energie, però io credo che passare il turno Coppa Italia ti dà sempre lo stimolo in più per poi recuperare più velocemente. Direi che la rosa mi permette comunque in questo momento di competere nelle due competizioni, andiamo avanti, la voglia di andare avanti c'è, è chiaro che dobbiamo essere un po' meglio di oggi. Allora, forza Lazzate, dai che mercoledì vinciamo. Adesso vi vorrei interrogare su quello che ha detto Finazzi, voi due che avete fatto casino per tutta l'intervista. Che mercoledì vinciamo, grande Alessio, continua così. Poi c'è un altro messaggio per Alessio, ma mi sono fatta dare il telefono direttamente perché era un po' incasinato, e secondo me è un tuo compagno di squadra questo. Vorrei consigliare a Raccagni di chiedere a Babbo Natale le mani di Walter Zenga e le corde vocali di Bocelli. La firma è GT81, poi ci penserai tu, andrà a prendere il responsabile di questo messaggio. Allora, con tutti i rigori non dati al Pelle, che ci sia o no, questo è l'importante, che la metta dentro, forza Bomber, naturalmente il Pelle. Vediamo Pellegris. Vediamo Federica, 9 gol in 8 partite, siamo già ai livelli soliti di Pellegris. Sì, ci ha già stupito lo scorso anno, chissà cosa ci potrebbe siamo. Essere in grado di fare quest'anno. Allora, noi continuiamo, andiamo a vedere altre immagini. Facciamo in tempo, sì, penso di sì, dalla regia al massimo sforiamo di un minutino, ad andare a vedere la sintesi di Ciserano Scanzo Rosciate, la gara seguita da Stefano e Bobo domenica, vediamo che cosa è successo. Come si diceva, il primo big match dell'anno, 8ª giornata del girone B del campionato di eccellenza. Adesso c'è il minuto di silenzio in ricordo del pilota Marco Simoncelli, tragicamente scomparso oggi nel Gran Premio di Malesia all'età di 24 anni. Ciao Marco. Beh, Babbo, ne approfitto per chiederti una cosa, 2,95 in campo non capitano spesso, ognuno per parte, 95 Nava per Ciserano e 95 Bassanelli
Intanto attenzione, tiro a fil di palo da lontano di di Mapelli. Cesarano riparte all'improvviso dalla parte opposta. Attenzione, Mazzara sbaglia un gol clamoroso. Mazzara. Leoni lascia il posto a Ghisalberti. Minuto 18, addirittura vediamo che c'è un doppio cambio da parte del Cesarano. Sì, così è. Attenzione intanto, Magitteri in qualche modo entra in area alla grande, fa fuori da rete Agostinelli, grandissimo Magitteri. No, attenzione, annullato, tutto da rifare, attenzione, gol annullato. Grazie Bobo. Quindi tutto da rifare, il risultato non cambia, siamo ancora sullo 0-0. E attenzione, un altro cartellino giallo, ci sembra, ai danni di Caglioni rosso già stato ammonito. Chiappa verso il centro a cercare Ghisalberti, di testa, attenzione, grandissimo Regazzoni, colpo di reni a tirare fuori quella palla. Questo derby di alta classifica è... probabilmente c'è anche un senso di appagamento. Intanto Ghisalberti, attenzione, che numero, Ghisalberti numero, e attenzione, grandissimo, ancora Regazzoni, straordinario. E in questo istante l'arbitro, signor Lavel, decreta che può bastare così, quindi 0-0 tra Cesarano e Scanzo Rosciate. Abbiamo visto quello che è successo, abbiamo la moviola del gol annullato allo Scanzo Rosciate che ha fatto arrabbiare, anche se poi Giambattista Ferraris ha detto ok, va bene, il nostro campionato va avanti comunque in modo più che positivo. Vediamo tutto questo, moviola e interviste dopo la pubblicità. Un gol, forza soltanto un gol. Allora, sono arrivati altri messaggi. La fortuna accompagna i campioni, forza Pelle, a meno 2 dal gol numero 200, e qui la dice lunga. Quasi. Secondo voi quali squadre saliranno in Serie D? Grande Alessio, continua così Michael, ti rispondiamo dopo. Prima andiamo a vedere la moviola di quello che è successo. Anzi, prima chiediamo ad Alessio, hai visto le parate della portiera dello Scanzo Rosciate e sottolineavi che sono state fatte con la mano di richiamo. Grandi parate con la mano di richiamo del portiere. Che è una cosa più complicata da fare, sì, che non con... ci vogliono due reni, la Madonna. Allora andiamo a vedere, no, le parate, ma quello che è successo, vale a dire la moviola, anche se non ci permette di capire molto l'episodio, tra ma l'episodio fantasma della partita, sì. Il gol non gol, ecco, qui è Magitteri, classe 92, giocatore interessantissimo, che parte, palla al piede, entra in area, sembra tutto regolare, la palla va verso Agostinelli, guardate che è il numero 8 sulla sinistra che arriva di gran carriera, bomba di destro, la porta liberissima. Io dico una cosa, allora, il risultato, il Cesarano non si lamenta più di tanto, lo strano è quello, non dice assolutamente niente, si lamenta braccio. Solo nel momento in cui hanno visto il guardalinea sbandierare, esatto. Ma gli stessi difensori che c'erano lì stavano guardando la palla, non si sono accorti che era uscita. Ma io mi chiedo, l'arbitro è in una posizione un po' più vicina e credibile che non il guardalinea che era, allora, 50 qui metri dall'altra qui parte, se c'è un commissario, questo arbitro qui non arbitra più in Serie D, perché poi infatti siamo in eccellenza, scusami, non, arbitra, non sale più in Serie D e finisce qui la sua attività, perché l'arbitro fa proseguire l'azione regolarmente. Il guardalinea, io ipotizzo che abbia visto un fuorigioco inesistente, perché ha sbandierato che la palla è uscita, non è un fuorigioco. Allora è un errore ancora più grave, perché l'arbitro è molto più vicino del guardalinea, anche se il guardalinea segnala che fuori, lui ha visto che dentro, in questo momento, anche se lui ha visto, che dentro, deve far proseguire. Ripeto, se c'è il commissario, questo arbitro ha finito, ma perché non si può annullare un gol così? Allora, della tua stessa idea, il presidente, l'ho già promosso, sarà contento, Giambattista Ferrari, il mister dello Scanzo Rosciate, che molto pacatamente però sottolinea le stesse cose. Mister, un pari che forse lascia un po' l'amaro in bocca a voi per quell'episodio del gol. Allora, penso che il gol, il segnalino era già da un attimo che era su quella bandierina, quindi infatti io non ho neanche esultato, perché peccato, perché è stato un gran gol, ma il segnalino era già...
credo qualche secondo che aveva la bandierina alzata, quindi era, cioè, era sapere che l'arbitro l'avrebbe poi annullato quando se ne sarebbe accorto. L'unica cosa che mi rammarica è il fatto che il segnaline segnala il segnaline a 50 metri, decide quando l'arbitro a 10 metri. Questo poi, vabbè, giustamente se c'è la bandierina alzata l'arbitro ha annullato, va bene. E poi l'espulsione assolutamente una cosa indescrivibile. È un po' tutta la gestione della gara. Noi siamo usciti con 4 ammoniti, addirittura 3 dei miei ammoniti al primo fallo, e mentre loro, quando noi ripartivamo, loro ci mettevano giù sistematicamente, non fischiavano ma non ammoniva mai. Noi ogni ripartenza che abbiamo fermato ci ha ammonito, quindi è questo che mi lascia un po' di rammarica. Poi per il resto penso che il pareggio ci sta bene, ci sta tutto. Noi forse abbiamo fatto qualcosa su palla attiva, loro hanno avuto 2 occasioni nel finale quando noi eravamo in 10, però, perché c'era lì, e loro hanno avuto 2 belle occasioni, è stato bravissimo il nostro portiere, però l'hanno fatta quando eravamo in 10, perché prima mi sembra che la partita fosse molto pari, bella, intensa e combattuta, diciamo. Vista la classifica è comunque interessante, siete terzi dietro le 2 regine, 18 punti, positivo comunque campionato per adesso per voi. Sì, noi abbiamo fatto un'ottima partenza, stiamo lì e finché ce la facciamo vediamo di stare lì, visto che comunque abbiamo incontrato anche 3 grosse squadre, abbiamo fatto bene e anche oggi credo che abbiamo dimostrato di poterci essere, nonostante magari oggi eravamo un po' coi giovani un pochino in difficoltà, però va bene, andiamo avanti. Il riposo è pochissimo, mercoledì e Trevigliese. Mercoledì abbiamo un'altra partita tosta, con una squadra tosta, e poi domenica abbiamo il Mariano, quindi una bella settimana, dai. Una settimana sicuramente poco tranquilla, però lo Scanza Rosciata ha dimostrato di non aver paura di nessuno. È lì, in quella posizione di classifica, ha affrontato le grandi, ha dato il filo da torcere a tutte. Secondo voi, che l'avete vista, può reggere fino alla fine del campionato? Ma guarda Federica, secondo me le 2 partite che ho visto lo Scanza Rosciata mi ha fatto un'ottima impressione proprio come collettivo. Secondo me sono troppo dipendenti da Ravasio e dal numero 10 che è stato espulso, che in questo momento da Caglioni. Grande giocatore ma molto umorale, e domenica ho avuto la conferma. Il Ciserano, ti dico una cosa, secondo me gli manca una punta, e da quello che ho saputo ieri la stanno cercando. Non hanno nascosto, anzi non lo nasconde, visto che l'hai anticipato, ti faccio vedere. C'è una difesa che è impressionante. Hai visto che l'hai detto, l'ho detto anche il direttore sportivo del Ciserano, Vincenzo Carminati, sentiamo la sua intervista a fine gara. Direttore, certo negli occhi ci sono ancora quelle 2 grandi occasioni di Ghisalberti. Beh, diciamo, il portiere fa parte della squadra, anche noi abbiamo Carrara che ogni tanto ci mette delle pezze. Dispiace solo per quella grossa occasione che abbiamo avuto nel primo tempo con Mazzara. Bellissima azione, tutto di prima, meritava qualcosa di più. Purtroppo è un giovane, può capitare. L'occasione più ghiotta secondo me è quella del primo tempo. Direttore, 18 punti, terzi in classifica, siete ancora in Coppa Italia, più di così. Beh, diciamo che volevamo, la società vorrebbe migliorare la posizione dell'annata, la passata stagione, però siamo in linea, diciamo che abbiamo davanti 2 grosse squadre, oggi abbiamo trovato una signora squadra che per me la reputo all'altezza delle prime in classifica e stanno facendo benissimo sulle ali di entusiasmo, ma anche noi non abbiamo ancora perso su 12 partite tra Coppa Italia e campionato, abbiamo subito, se non sbaglio, 2 reti in campionato e 1 in Coppa Italia. Dobbiamo essere contenti, noi sappiamo dove manchiamo, cercheremo di rimediare possibilmente al mercato di novembre. Ultima cosa, si diceva anche di là, non c'è riposo, mercoledì Stezzanese. Sì, ecco, l'unico rammarico nostro è quello che magari adesso come adesso vogliamo una rosa un po' perché con la mancanza della nostra punta Diagne, che ha rinunciato per motivi di lavoro, siamo un attimino contati lì davanti. Il mister non ha grosse soluzioni da poter fare durante, anche perché abbiamo ancora la Coppa Italia. Adesso avete capito perché Bobo ha detto che gli manca una punta, perché l'ha detto il direttore sportivo, per cui ha copiato e ha fatto i compiti a casa. Allora, Diagne ha dato forfè per questioni di lavoro, in avanti il Ciserano come punta di peso a Facchetti, che però è spesso alle prese con qualche problema fisico e quindi sicuramente si andrà sul mercato per quel che riguarda questa squadra. Visto che il prossimo turno è mercoledì e quindi non ci sarà di mezzo un'anteprima, parliamo di calcio per vedere che cosa succederà nel prossimo turno. Lo so che non l'ho detto la regia, ma la regia sarà prontissima sicuramente. Andiamo a vedere il prossimo turno del girone B di eccellenza, così vediamo se ci saranno degli scontri un po' particolari. Uno l'abbiamo già anticipato, anzi l'ha anticipato mister Astolfi nel
Nell'intervista, giovedì sera alle 20.30 ci sarà questo specialissimo tra Villa Dalmè e Caravaggio. Villa Dalmè senza Bulla, Caravaggio che vedremo se recupererà tagliente, ma indipendentemente da queste due assenze sarà sicuramente una bellissima gara. Il Cisleano ospita la Stezzanese, anche qui comunque uno scontro d'alta classifica perché la Stezzanese ha ripreso la corsa. Grum Cisleano che comunque non piglia gol, Stezzanese è idem, per cui rischia di essere 1-0-0 questo. Grumellese Valle Caleppio, scontro da bassa classifica. Mariano Base 96, il San Paolo ospita il Verdello, lo Scanzo la Trevigliese che comunque si è rilanciata in queste ultime uscite. Sondrio Cellasco, Sovreghi Salvese, Villa Dalmè Caravaggio e Vimercatese Visnova. Facciamo fare un paio di pronostici qui agli espertoni. Mi tengo adesso per il girone C. Stefano, Cisleano Stezzanese? Cisleano è stranissimo che ha 4 vittorie in trasferta, quindi io dico X. Mariano Base, Daniele? Vince il Mariano 2-1. Scanzo Rocate Trevigliese, Bobo? Scanzo Rosciate Trevigliese, uno fisso. Lascio il big match a giugno, quello fra Villa Dalmè e Caravaggio. Come pensi che finirà? Una patata bollente. posso giocarmi la doppia? Secondo me non esce il pareggio, quindi 1-2 secondo me. Vabbè, le doppie non sarebbero concesse, le doppie. Si è lavato le mani alla grande, Guido. Vabbè, peggio di giugno. Rispondiamo invece a Michael, che chiede quali secondo noi saranno le squadre che saliranno in Serie D. Villa Dalmè e Sant'Angelo. Vabbè, è facile così, ti scegli le più forti. Vabbè, si può anche fallire. Datemi un outsider. Beh, ce ne salgono 6. Processo, Villa Dalmè e Sant'Angelo. Ma 6 tu dici? Sì, datemi un altro. Guarda, nel girone A, nel girone B, nel girone C. Sorpresona, Vigevano, Processo. Suardese. E Sant'Angelo, io ti dico, non il travagliato, come dicono tutti, ma oltre Po. E qua... Almè, ho mangiato benissimo, quindi è il cuore che mi manda. Villa Dalmè e Caravaggio. Villa Dalmè e Caravaggio. Allora, chiedo a Bobo e a Giulia di riflettere un attimo sui nomi da darmi e andiamo a vedere un'altra intervista, quella realizzata con Matteo Ghisalberti, giocatore del Cisleano. Matteo, subito raccontaci quelle due perle dove è stato grandioso anche Rigazzoni. Erano perle, si andavano dentro, diciamo. Abbiamo provato a fare gol alla fine, però è stato bravo anche il portiere, come hai detto te. Forse è mancato qualcosina a me, perché quella, fatto il pallonetto di destro, ero in buona posizione, potevo fare meglio. Sì, ma uno non si può immaginare, se non ce l'hai nell'istinto, il pallonetto al difensore e al portiere secondo pallonetto. Se l'ho detto prima, sì. Se andava a buon fine era una perla, purtroppo l'ha parata e ha fatto bella figura lui. Ghisa, è un punto comunque che soddisfa? In casa bisognerebbe vincere sempre, secondo me, per puntare a certi obiettivi. Comunque loro sono una buona squadra, prendiamolo, abbiamo mosso la classifica, va bene così. Un punto lo aggiungiamo e andiamo avanti. Giochiamo mercoledì. Speriamo di riprenderci subito, tornare a vincere, perché gli altri davanti vanno veloce. Ma ti ho detto una cosa sacrosanta: per riuscire a raggiungere certi obiettivi bisogna vincere in casa, queste vittorie del Cisleano invece rischiano di mancare. Passiamo invece a un giovanissimo, perché Alessandro Magitelli, se non sbaglio, è un 92, giocatore dello Scanzo Rosciate, protagonista ieri. Alessandro, raccontaci l'episodio del gol. La palla almeno non era fuori. Infatti anche il loro difensore, quando ho preso io la palla, non ha protestato né niente, e poi riparlandone ce lo siamo detti che la palla non era uscita. È clamoroso che il guardalinea a 50 metri abbia potuto vedere la palla fuori. Ma poi tu, in mezzo appunto a tantissimi uomini, lui dalla parte opposta vede la palla che è uscita di centimetri poi. Infatti ero in mezzo a due o tre uomini e non so come ha fatto a vederla, però vabbè, ormai è andata. Gran rammarico, perché era anche pure un gran gol. Infatti, per quello erano 3 punti che per noi erano, dicevano, molto comodo. Vabbè, resta il rammarico, però ormai. Quindi un giovane, tu dicevi uno dei giovani promettenti di questa... Interessanti, addirittura mi hai aperto, grazie, un assist bellissimo per rifare ancora una volta i commenti che l'abbiamo fatto poi fine partita di Bobo ai dirigenti. Ieri sia lo Scanzo Rosciate che Cisleano hanno tenuto 90 minuti in campo due ragazzi del 95, e di cui
Bob mi può confermare, abbiamo visto una gran partita, uno è Nava, ricordamelo giusto, e l'altro è Bassanelli, che è il terzino sinistro dello Scanza Rosciate, interessantissimo. 95 con davanti sono Facchetti. 95, per cui addirittura 17. Oltre la regola sono andati. Allora chiediamo a Giulia invece, perché mi stava segnalando che sono arrivati dei messaggi per Alessio. Se allora tra l'altro sono anche degli assist per fargli una domanda io. Allora, un messaggio dice: Ragno, sei il migliore, siamo con te, portierone, che arriverai lontano sicuramente. L'altro messaggio invece dice: continua così, Ale Ragno, forza Sant'Angelo, ciao Max. La domanda, vabbè, è quasi ovvia, al di là di giocare una squadra che punta, ma che fortuna è per un giovane maturare una piazza dove c'è il calcio vero, visto che secondo me il calcio vero c'è soprattutto dove ci sono i tifosi. E a Sant'Angelo ce ne sono tantissimi. Noi gli lasciamo il tempo per rispondere, visto che andiamo in pubblicità, e intanto io meno Bobo, che ha lasciato il cellulare acceso. Noi normalmente lo sappiamo, di solito lo fanno gli ospiti, stasera l'ha fatto lui. Un gol, forza soltanto un gol. Ultima parte della nostra trasmissione, parliamo di eccellenza, girone C, naturalmente di Sant'Angelo. Chiediamo adesso di rispondere al domandone di Giulio. È sempre entusiasmante giocare in una piazza del genere come Sant'Angelo, con così tanti tifosi, ti carica, perché ti carica. Anche perché poi è abbastanza anomalo in eccellenza trovare un pubblico del genere. Normalmente i campi sono mezzi vuoti, diciamo. Per me è stato un grande salto giocare... Poi tu sei passato dal giovanile a lì. Per sì, cui... Quindi è la prima volta che mi sono trovato in una prima squadra. Un grande calcio. Neanche un mese fa al tuo posto c'era il tuo mister. Magari non ci vede stasera, quindi nessuno ci vede. Magari non ci vede stasera, ma sicuramente in Facebook no, domani ci guarda. È veramente così motivatore che vi fa lavorare da matti, come dicono? No, è vero? È motivatore. Ma l'ambiente com'è? Meraviglioso, dice lui adesso. A tutti i livelli, invece società, staff e tutto, cioè... Sì, sì. Senti che l'anno forse l'anno buono? Sì, credo che l'anno buono. Senti il coro. Oh, uno un po', almeno non troppo scaramantico, no, perché sennò tutti avrebbero detto. L'obiettivo il coro più bello qual è che fanno i tifosi? Che ti piace di più? Fan tanti e Sant'Angelo. Vabbè, magari facciamo meditare Portellazzi un attimo. Portellazzi con una L, quello più bello. Per me sì. Quello è bellissimo. Allora, andiamo a vedere i risultati del girone C. C'è stata la vittoria del Sant'Angelo sulla Prodesenzano. Bigatti e Tolomeo hanno messo a segno il 2-0 che ha regalato agli uomini di Portellazzi la sesta vittoria, se non sbaglio, in campionato. Non molla però la Rora Travagliato di Inversini. Ha vinto 1-0 con Peli. Ha sbagliato due rigori con il Crema, o meglio Campana ha parato due rigori a Bonaccina, e Marcandalli ha vinto anche l'Oltrepoco. Come diceva Bruson, potrebbe essere una sorpresa in questo girone. Gol di Panigada al 43esimo del secondo tempo, all'ultimo minuto, ma l'Oltrepò ha continuato la sua corsa. Stessa dinamica anche per i Rigamonti Nuvolera, che ha vinto 1-0 col San Colombano, e qui ci diranno se la panchina del San Colombano trema. Non è solo tremata, ma è crollata del tutto la panchina della Dellese per il 5-1 inflitto dalla nuova Verolese. 5-1 che ha portato appunto la sostituzione in panchina di Cabassi, poi vedremo con chi. Ha vinto il Palazzolo con l'Orsa, prima vittoria, una vittoria, scusate, ha vinto l'Orsa a Palazzolo, il Palazzolo che ha raccolto una sola vittoria nelle ultime 6 gare, Orsa che invece si è risollevata, nonostante in panchina non avesse un altro mister che fa delle motivazioni sue forte, vale a dire Nember. Civitavecchia Villanterio 3-1, il Valle Camonica ha perso in casa col Sarnico 2-1, ha chiuso la gara in 9, e il Castelluccio ha pareggiato, ha vinto 2-0 squadra con il Codogno. Andiamo subito a vedere le immagini di alcune delle prossime avversarie del Sant'Angelo, le facciamo vedere appunto ad Alessio, vale a dire Palazzolo e Orsa, la vittoria dell'Orsa sul campo del Palazzolo. Io chiedo a Giulio Ghidotti di commentarle per noi. Sì, allora derby bresciano, due squadre che non erano appunto in un buon, non sono buon periodo, arrivano entrambi da un pareggio e una sconfitta. Palazzolo in maglia bianco-azzurra, Orsa in maglia gialla. Tra l'altro due bresciane candidate comunque a un campionato almeno di medio-alta classifica. Dopo due minuti il Palazzolo passa in vantaggio. C'è un assist in verticale di Piccariello che pesca Giordano, che rientra verso l'area e poi in diagonale la piazza sul secondo palo. Dopo due minuti quindi Palazzolo, padroni di casa in vantaggio. Guardate adesso c'è il replay, gran gol in diagonale di sinistro da parte di Giordano.
stato attaccante fatto in casa, ha giocato nella Bergamasca in promozione, poi è tornato a Palazzolo. Eccolo qua il replay, gran tiro di sinistro, toccato dal portiere dell'Ursa Cortefranca, Foresti, ma non in maniera sufficiente per deviarlo in corner. Ancora Palazzolo che insiste alla ricerca del raddoppio, su un cross dalla destra per la girata al volo di Piccariello, tiro fuori. Si vede l'Orsa in questa occasione con una ripartenza, palla che arriva a Brescianini sulla destra, entra in area, giunge al tiro, palla fuori, abbondantemente fuori. Si rivede subito il Palazzolo con un tentativo da fuori area, ma l'occasione più grossa del Palazzolo è quella che vedete tra qualche istante, con un filtrante di Chiari per Gullit davanti a Foresti, calcia fuori. Nel finale di primo tempo ancora Palazzolo che cerca il raddoppio, qua Gullit che si dispera e poi sarà Gullit a mettere il cross questa volta per Giordano, ma sia Foresti che il difensore anticipano l'attaccante del Palazzolo. Ripresa, cambia completamente volto la partita, il Palazzolo quasi scompare, sale sugli scudi l'Orsa, c'è solo qua una fiammata iniziale dei padroni di casa con un tiro, bruttissimo tiro di Giordano, e poi l'Orsa ben detto a salire sugli scudi. Qua c'è un lancio che pesca l'inserimento di Garrone, bravissimo Campa, il portiere del Palazzolo, a opporsi. Ancora Orsa Cortefranco, qua un cross di Rocco che non è il presidente del Serenio, Garrone manda alto. E poi a metà ripresa al 21esimo ecco il pareggio dell'Orsa, punizione di Nichesola, ribattuta e tiro al volo vincente da parte di Vicari, tra l'altro Vicari che era entrato all'inizio della ripresa, e Orsa Cortefranca che al 21esimo trova quindi la rete dell'1-1. Anche qua dovremmo avere il replay, anche qua gran tiro, gran botta, in questo caso al volo di destro, si è ben coordinato benissimo Vicari, e palla potente e precisa nell'angolino, 1-1. C'è una parentesi del Palazzolo intorno a metà tempo, qua una punizione di Gullit parata da Foresti, poi qua Foresti complica un po' la vita, ci sono i due giocatori del Palazzolo che lo attaccano, poi riesce ad avere la meglio. Minuto 89, qua c'è il 2-1, il colpo dell'Orsa Cortefranca, palla in verticale raccolta da Garrone appena dentro l'area, l'ex Seriate controlla, si gira e la mette il raso terra. Tra pochi istanti avremo il replay, quindi Orsa Cortefranca che c'entra il colpaccio proprio allo scadere e prende tre punti importantissimi che la permette di avvicinarsi al Palazzolo a metà classifica. Orsa che 10 punti, Palazzolo a 11, per il Palazzolo è il secondo KO di fila. Mercoledì il Palazzolo derby sul campo della Verolese, l'Orsa ancora fuori casa sul campo della Pro Desenzano. Abbiamo visto il gol di Garrone, le immagini noi le abbiamo riviste a rallenti, c'è stata la difesa che ha tentato un fuorigioco che non è riuscito, lasciando l'uomo tutto solo di concludere a rete. Andiamo a sentire le interviste. Morandi, Massimiliano Morandi, vice allenatore dell'Orsa Cortefranca, che sostituiva in panchina Nembra, squalificato, chissà come mai. Morandi sostituiva oggi Nember sulla panchina dell'Orsa Cortefranca, un successo importantissimo arrivato nei minuti finali. Penso che nel vostro spogliatoio ci sia grande soddisfazione. Sicuramente è servito per il morale, venivamo da una prestazione domenica scorsa dove abbiamo giocato contro una squadra e potevamo fare il risultato pieno, non è arrivato, eravamo abbastanza delusi da questa situazione. Oggi credo che abbiamo fatto una prestazione, dopo un primo tempo così e così, il secondo tempo l'abbiamo veramente dominato. Bel gol di Vicari, diceva, decisivo Garrone che è un giocatore fondamentale per voi. Oggi anche Nichesola è tornato a giocare sui suoi standard, diciamo, tradizionali. Quanto sono importanti questi due uomini? I due giocatori, Garrone e Nichesola, non hanno bisogno di presentazione, cioè sicuramente sono decisivi. Abbiamo visto anche oggi Garrone che non puoi lasciargli spazio, che non ti perdona, quindi ci aspettiamo ancora di più ancora da Garrone, perché siamo convinti che possa dare ancora di più anche durante la partita, essere ancora più cattivo. Ha avuto un infortunio poco tempo fa, quindi cioè anche lui sta recuperando questo infortunio. Anche Nichesola, l'abbiamo visto oggi, sicuramente ha ripreso i suoi standard, è un giocatore importantissimo, non importante, perché ha una tecnica di base che è spettacolare. Ultima cosa, la panchina resta saldamente in mano a Nember dopo questa vittoria, dovrà ringraziare anche lei magari. Assolutamente, cioè, noi siamo convinti. Io credo che mister Nember non abbia bisogno di presentazioni, abbia una preparazione che io, essendo a fianco, ho solo che tutti gli allenamenti non vedo mai una cosa uguale, quindi è una scuola eccezionale.
Stavo guardando i messaggi, ci stanno facendo le pulci. Ci ricordano da Villa Dalmè che anche il Villa Dalmè aveva un 95 in campo, così come tu hai sottolineato Cisarano e Scanzolosciate, ma l'abbiamo detto in cronaca, giusto? Fuselli, l'autore Fuselli. Del gol, classe 1995. Messaggio per Alessio. Ciao Alessio, continua così, sei grande. Di uomo ragno ce n'è uno, tu sei il secondo. Miriana. Invece a te non ti scrivono le donne, ti scrivono gli uomini. Ti scrive Loca che dice, buobo, sei un gufo. Non so che cosa hai detto, non me lo ricordo. Mi spiace. Però avrai i suoi buoni motivi. Allora, chiudiamo il discorso interviste su questa partita con Stefano Chiari, il direttore sportivo del Palazzolo, che ci dice come Torchio non rischi la panchina. Come si spiega un primo tempo di grande pressione agonistica da parte della vostra squadra e una ripresa con un calo di queste dimensioni? Secondo me è un discorso di testa, probabilmente qualcuno pensava, vista la facilità con cui creiamo occasione di gol nel primo tempo, di avere la partita già vinta, mentre invece nel calcio devi lottare, qualsiasi momento dei 90 minuti può essere determinante per il risultato. Abbiamo qui un dirigente, uno dei dirigenti più importanti di questa società, e le chiediamo ovviamente qualcosa in merito alla posizione di Torchio. Torchio è l'allenatore, allena, sta lavorando. Quando sarà finito il campionato valuteremo il lavoro che ha fatto. Sinceramente, mettere in discussione un allenatore per una partita andata male mi sembra che sia un po' fuori luogo. Ecco. Di fiducia confermata al mister? Sicuramente. I tifosi a fine gara hanno inneggiato al nome di Zobbio, come prendete questi cori? Porta Zobbio ha fatto un grande lavoro, fa parte del passato, lo ringraziamo per quello che ha fatto, chiaramente adesso noi dobbiamo guardare al futuro e il futuro si chiama Roberto Torchio. Beh, è bello vedere dei dirigenti che difendono a spada tratta i loro allenatori, così come per esempio succede a Verdano nei confronti di Alberto Luzzana. Allora, Alessio, andiamo a vedere il prossimo turno della Girone C di Eccellenza, così vediamo il vostro impegno di mercoledì, che tu naturalmente saprai benissimo, e vediamo anche le inseguitrici dove saranno impegnate. Sant'Angelo, che io vado a spiuggiare sul mio foglietto, così ve lo anticipo, intanto che la regia va a recuperare il prossimo turno. Sant'Angelo, che giocherà in casa con l'Oltrepò alle 18, ve lo sottolineo così almeno lo sapete, e non alle 20:30, e sicuramente è uno scontro molto interessante perché questa squadra, vale a dire l'Oltrepò, sta arrivando a un ottimo momento, 5 vittorie, 2 pareggi, una sola sconfitta, una buona difesa e anche un discreto attacco. Allora, Travagliato, la contendente per ora del Sant'Angelo, ospita il Valle Camonica, è un derby, in Versini peraltro mister del Travagliato è nato in Val Camonica e vive in Val Camonica. Chiari Castellucchio, Cile Vargheria Monti Nuvolera, Crema San Colombano, ma il San Colombano, poi me lo dite voi, la panchina San Colombano è salda. Dellese Sarnico, Nuova Verolese Palazzolo, Prode Senzano Corsa Corte Franca, Sant'Angelo Oltrepò, Villanterio Codogno. Villanterio Codogno è una partita fuori una fuori l'altra, perché sì, sono l'ultimo due della classe. Chissà che esca magari uno scialbo pareggio, come di solito succede in queste partite. Io so che ho la pubblicità, quindi sono arrivata alla fine, però mi avete detto che avevo ancora 2 minuti. Diamo un'occhiata alla schedina che abbiamo fatto venerdì sera insieme a Fabio Raffaglio, che è il mister che ci è venuto a trovare venerdì, così vediamo se ci ha azzeccato. Allora, aveva detto 1 per Darfalzanocene ed è finita X, 1 per Pontio sulla Stregna ed è finita X, X per Vigevano Prosesto e qui ci ha azzeccato. Ha dato un 2 a Cisarano Scanzo, l'ha sfiorato però questo risultato, invece è finita X. Villa del Messondre 1, ok. Palazzolo Orsa 1, invece è finita 2. Per cui 2 sole risultati utili su 6. Quindi intanto c'è ancora Mister Cefis che aveva fatto 3 su 6, però vorremmo un 6 su 6, mister. Adesso vedremo se è il prossimo che ci farà visita. Giulio ha lanciato un'idea, quella di sfidare il mister nella schedina come parliamo di calcio per vedere se noi faremo meglio, ma io ho paura dei risultati, per cui adesso vediamo e la meditiamo. Allora, io ringrazio Alessio per essere stato con noi, in bocca al lupo per la tua lunghissima carriera, naturalmente per questo campionato con Sant'Angelo. Ringrazio Bobo, Daniele, ciao, buonasera. Stefano, buonasera a tutti. E Giulio, vi ricordo adesso, proprio fra 5 minuti, su canale 630, vale a dire Video Star Sport, la partita intera commentata da Bobo e Stefano fra Cisarano e Scanzarosciate. Noi ci vediamo venerdì sera per Anteprima Parliamo di Calcio alle 22:30 e lunedì prossimo con Parliamo di Calcio alle 21. Arrivederci. Un gol ti basta.